Sabato 6 ottobre 2012, mentre a Roma il Partito Democratico e la sua Assemblea Nazionale ratifica con il cambio dello statuto la possibilità per il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, di poter partecipare alle primarie, Nick Vendola da Ercolano, dal MAV, apre la sua campagna elettorale e si lancia nella sfida che porterà alla candidatura a Premier del centro-sinistra. Lo fa in una sala strapiena. Quanto tutto questo debba cambiare la qualità della politica, la qualità della cultura, no? Mentre la crisi ambientale ci dice che siamo a un passo dal precipizio e nel mondo eventi di questo tipo ci dicono: oh, siamo entrati in un'epoca nuova, in un'epoca in cui i dilemmi... E cosa state organizzando? Stiamo organizzando un flash mob. Il nostro obiettivo è ricostruire l'Italia partendo dalla cultura, proprio seguendo un po' i punti programmatici della campagna di Vendola per le primarie. Stiamo appunto materialmente costruendo l'Italia con la scritta "Ripartiamo dalla cultura". Facendo una citazione colta, la bellezza non è che una promessa di felicità. E io penso che la cultura a 360 gradi ti riesce a fare apprezzare la bellezza sia materiale che immateriale, emotiva. E quindi ripartiamo dalla cultura per essere più felici. Presenza, avete seguito questa fatica di oggi? Vi sono molto grato. Questa era la premessa. Presidente, le regole della primaria la convincono? Le regole approvate dalla Presidenza? Ma io sono molto contento che si sia chiusa con un clima sereno e con un voto che per quanto riguarda il PD liquida la faccenda delle regole. Poi ora dovrà discutere il PD con i partiti, con gli altri protagonisti delle primarie, però sostanzialmente sono contento. Quindi il doppio turno va bene, insomma, nello specifico? Assolutamente sì. Il doppio turno chiuso va bene? Parleremo con Bersani. Io credo che il doppio turno è importante perché capite bene che se ci sono molti candidati il rischio è quello non di una forte validazione democratica del candidato Premier. Tutto quello che va nella direzione della chiusura della platea dei votanti io non lo vedo di buon occhio, nel senso che io ho sempre pensato alle primarie come a un sommovimento democratico. Cosa vuole dire agli elettori del centrosinistra, date le esperienze fallimentari e poco durature di quelle precedenti, per rassicurarli, cosa intende dire? Ma intanto io governo da 8 anni una regione che credo faccia la differenza nel sud. E poi penso che oggi il centrosinistra è una necessità vitale del Paese. Rimettere la giustizia sociale in piedi, dopo che è stata bombardata e sepolta nella stagione berlusconiana, è un'esigenza democratica. Penso che dobbiamo imparare anche dagli errori del passato per fare meglio. E siamo con Arturo Scotto, segretario regionale di SEL. Insomma, dalle parole di Nick Vendola cosa emerge? Un progetto politico di governo, di cambiamento, che ricongiunga la politica alla speranza. Lui lo ha detto nella battuta finale. Politica e speranza devono tornare ad essere una coppia di fatto. Oggi purtroppo la politica viene risucchiata, come dire, nel buco nero del qualunquismo e la speranza appare una meta lontana da raggiungere. Noi dobbiamo fare questo lavoro di saldatura. E dobbiamo ripartire da qui, dal mezzogiorno ferito, dal mezzogiorno raccontato dal rapporto Svimez, i 4 secoli in cui vengono contati le crisi, la povertà, la deindustrializzazione. Noi non abbiamo 4 secoli, abbiamo poche settimane per rilanciare la sinistra in questo paese e un messaggio di cambiamento. Ah, guarda, io questa sera ho sentito parlare finalmente di giovani, di cultura, cosa che non sentivo parlare da parecchio, sinceramente. Spero e penso che queste non siano solo promesse e futili dichiarazioni per prendere voti, comunque per le primarie e roba varia. Dopo questi 10 anni di destra penso che adesso sia arrivato il momento. Quindi... che non è più una preferenza, ma ormai è diventato un obbligo.
Siamo obbligati. Quindi Nichi Vendola dopo il governo Monti. Tra i centristi e la destra, sì. A questo punto invitiamo le persone a dare una bella svolta a sinistra. Ecco, però per una cui domanda. Io sono fiducioso, il centrosinistra andrà unito alle elezioni. Le primarie saranno un grande appuntamento che ricongiungerà la politica alla speranza, alla partecipazione ai bisogni. E noi saremo la forza con Nichi Vendola che io immagino potrà candidarsi a guidare questa operazione. L'alternativa al berlusconismo, se mi consentite, anche l'alternativa a questo ultimo anno di quaresima che purtroppo rischia di distruggere lo Stato sociale e di distruggere la speranza di milioni di lavoratori italiani.